Per suonare l'intro dobbiamo fare delle note stoppate, gli accordi sono Fa diesis, La, Re e Mi. Allora, lo stop lo facciamo così. 3, 4. Seconda volta. Quindi il Fa diesis viene preso al tasto 2 della corda di Mi. Il La io lo prendo al tasto 5 della corda di Mi sempre, il Re tasto 5 corda di La, il Mi possiamo scegliere se farlo grave, quindi corda vuoto, oppure acuto, dopo il Re andiamo al tasto 7 sulla corda di La. 3, 4, ta-da. Tre, quattro, tada, un, tada, 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 tada. Allora, per lanciare il riff di base, quello vero e proprio, sull'ultimo Re e Mi facciamo questa figurazione ritmica. Ta, 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 la. Proviamo a farlo insieme, mettiamo la batteria un po' più lenta. Un, due, tre, quattro. Tre, quattro. La, la, mi, fa, re, mi, fa diesis, la. Questo è il vero riff portante, quello secondo me più bello nel brano, e sfrutta la corda vuoto di La, dopo 1, 2, 3, 4, ripete questa scala discendente di La maggiore. Perché andiamo a fare le note La, Sol diesis, Fa diesis e Mi. E poi cadiamo di nuovo La vuoto. Ogni nota viene intervallata appunto dalla corda vuoto, quindi come mano destra il mio consiglio è quello di tenere un dito sulla corda di La e uno su quella di Re, in modo da riuscire ad intervallarli in velocità. 4, 1, 2, 3 e 4, 1. Proviamo anche questo con la batteria più lenta. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, scala. La, 3, 4. Nel ritornello, pre-ritornello e ritornello, abbiamo questa frase. Prima di andare poi in La a fare il ritornello vero e proprio. Molto bella anche questa. Fa diesis, intervallato dal Mi a vuoto, quindi Fa diesis tasto 2 corda Mi. Poi andiamo sul Re. E facciamo questo bellissimo passaggio cromatico che ne denota il Re maggiore, Fa diesis, Sol, Sol diesis, La, andata e ritorno, Re, da, 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 da. Due volte. Dopo andiamo sul ritornello vero e proprio, La. Prima parte, quindi La, dobbiamo andare a Mi e usiamo le note di passaggio Sol diesis, Fa diesis, Mi. Poi si ferma sul Fa diesis con un salto d'ottava, però al contrario, partendo da quello acuto. 2, 3, 4, due battute.
torniamo la Mi. Poi qua c'è una frasina. Ok? Fa diesis, che utilizza comunque sempre le note Fa diesis, Mi, Fa diesis, Sol diesis e La. Piano. L'ultima, la seconda volta, poi va sul Re e sul Mi per lanciare la parte successiva della canzone. Sotto la solo di chitarra viene fatto ancora un altro giro d'accompagnamento che parte dal Fa diesis acuto e arriva fino al Fa diesis basso, quello al tasto 2, corda di Mi. Anche questo molto divertente da suonare. A me ricorda un pochettino gli accompagnamenti di qualche brano degli Iron Maiden, infatti ogni tanto vado a metterci la famosa cavalcata con le tre dita. Vediamolo però ad ottavi normale. Partiamo dal Fa diesis, io lo prendo in posizione sulla corda di Re al tasto 4. Mi, Re, Do diesis, Si, La, Sol, Fa diesis. Sol diesis fa. Poi per ritornare su possiamo o utilizzare delle note che compongono l'accordo di Fa diesis, quindi io ci mettevo un Do diesis e un Mi, oppure comunque rimanere sul Fa diesis basso, che va comunque benissimo, e poi il giro seguente ritornare sul Fa diesis. La quarta volta, anziché prendere il Fa diesis basso quando discende, va a prendere un Mi a vuoto, perché poi deve lanciare la sezione successiva. Proviamo a fare questo giro lento insieme. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. Da capo. 4, 1. 4, 1. Grazie per aver visto questo video, spero che ti sia utile in qualche modo. Prova a suonare questa splendida canzone di Ozzy Osbourne e ci vediamo al prossimo video. Ciao Carlo!